Ad un passo dalla finale di X Factor, Manuel Agnelli perde la sua prima concorrente Sheryl Dos Santos, è eliminata del sesto live show del talent Il Video di Fremantle, che lascia commossa il palco dell'X Factor Arena. Ci ho sempre messo l'anima, ha detto. Nella semifinale, che anticiperà l'ultimo match al Forum di Assago il prossimo 13 dicembre, si sfideranno dunque le giovanissime rimaste nel team di Agnelli, Luna e Martina Attini. Leo Gassman ha salvato dal pubblico al ballottaggio il rapper Anastasio con Mara Maionchi, Ivo Ulang, unici superstiti tra i gruppi di Lodo Guenzi, e Naomi, ultima speranza di Fedez. I concorrenti rimasti in gara si sono sfidati nelle due manche arbitrate da Alessandro Cattelan, portando sul palco brani riarrangiati ad hoc, accompagnati per la prima volta da un'orchestra elettronica, e in un medley corale che ha unito frammenti dei loro inediti. Dopo il via al live show con l'ospite Giorgia e la sua cover di Le tasche piene di sassi, primo singolo del nuovo album Pop Art, hanno aperto la gara Ivo Ulang in apostrofo Seven Nation Army apostrofo dei White Stripes, storico pezzo rock che racconta come la musica alternativa possa diventare la musica di tutti, proprio quello che sta succedendo a Ivo Ulang, ha detto presentandoli il coach Lodo Guenzi. Non vedevo l'ora di cantare il popopo a squarciagola, ha scherzato soddisfatta Maionchi. È il momento di Leo Gassman a cui la sua coach ha assegnato il brano di Jovanotti La terra degli uomini, canzone con cui la fiorentina ha salutato il calciatore Davide Astori, ha tenuto a ricordare la signora della discografia. Per i giudici un'esecuzione tecnicamente ineccepibile, interpretata però con troppo pathos, quasi recitata per Fedez e in modo molto classico, anche più dell'originale per Agnelli. Porta avanti la prima gara il leader degli After Hours sceglie Bjork e i suoni del Nord Europa per Martina Attili sul palco con Hyperballada, ma forse per la prima volta delude il tavolo dei giudici. Per tutti la sedicenne è meno potente del solito. La difende il suo coach anche con le imperfezioni, rimane unica e la più originale e particolare e interessante di questa edizione. Il clou della manche arriva quando Fedez schiera Naomi giocandosi il tutto per tutto. La sua ultima concorrente, reduce dal ballottaggio dello scorso giovedì, sul palco rappa senza inciampare apostrofo Look at Me no Chris Brown, feat. Lil Wayne e Busta Rhymes. Standing ovation dall'X Factor Arena, in piedi per applaudire il flow della cantante lirica. Sull'assegnazione è molto critico invece Agnelli, che però si prende i fischi e i bu più forti dalla platea. Faccio fatica a capire il senso. Vedo più un esercizio di stile che qualcosa che esce dal tuo cuore. Se questo è esercizio di stile assegnare Adele a Sharon cosa è? Risponde seccato Fedez. Abbiamo puntato su una cosa di Fico e per far vedere che Naomi merita di rimanere in gara. La sfida prosegue su Rime da Ghetto con Luna e The Monster Eminem e Rihanna. Fedez non porta rancore ad Agnelli e riconosce i meriti alla sua concorrente. La tua migliore esibizione. Sul palco torna le storie della musica, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Anastasio lascia la sua impronta con le sue strofe, riscritte in italiano. Hai scritto sempre una canzone nuova a settimana, una meglio dell'altra è un merito speciale. Sfido chiunque in due giorni a scrivere un pezzo così, ha detto orgogliosa Mara Maionchi. Il paroliere, rapper, infatti, non delude neanche gli altri giudici. A chiudere la prima manche è Sheryl con la hit apostrofo Turning Tables apostrofo di Adele. Fedez e Maionchi i più critici, una scelta kamikaze, per il rapper e poco emozionante per Mara Maionchi. Jonas Blue e Liam Payne, ospiti della serata oltre a Giorgia, anticipano con il nuovo singolo Polaroid la seconda manche, che i sette cantanti si giocano con un medley corale a colpi di inediti, cavalli di battaglia presentati la scorsa settimana al pubblico e già in testa alle classifiche di Spotify. Al termine dei due match, il televoto manda al ballottaggio Leo Gassman e Sheryl Dos Santos. Il tavolo dei giudici va al tilt, è giusto che sia il pubblico a scegliere, anche in base agli inediti, dice Fedez, e questa volta il quinto giudice, il pubblico appunto, è sicuro a lasciare il talent Sheryl Dos Santos. Riproduzione riservata copyright Anza.